Riguardano gli archivi e le collezioni fotografiche. I conferenzieri del pomeriggio sono molti e quindi non sediamo tutti insieme al tavolo, ci sarà un'alternanza per un secondo turno. Io vado a introdurre quindi la sezione che presiedo. Come è stato sottolineato già dal primo panel, dal titolo La fotografia come fonte di storie, le diverse immagini fotografiche che abbiamo ricevuto in eredità dal passato possono, con i loro valori indexicali e iconici, essere usate e sfruttate a seconda degli interessi di chi le analizza per scrivere diverse e numerose storie. Implicitamente, a maggior ragione, i medesimi valori, ossia le accezioni simboliche e creative, gli aspetti filologici, testimoniali, storici, antropologici e sociali, rivestono un ruolo rilevante soprattutto per accedere alle storie particolari costituite dalla storia della fotografia e da quella delle fotografie, che, come l'esperienza ci ha dimostrato, sono state sostenute e facilitate dalla formazione e dallo studio delle relative collezioni. Le problematiche sottese alla sezione, quindi, che introduco, si ricollegano inevitabilmente a quella di tutti i panel precedenti, non solo a quelli che cui hanno dato vita ai contributi di ieri, ma più in particolare con quelle delineate durante la mattina e dedicate tout court alla storia della fotografia e all'indagine di tutte le collezioni che insistono nel territorio e quindi dedicate alla storia della fotografia, all'eccellenza estetico-espressiva di alcuni dei suoi protagonisti più o meno famosi, la cui produzione, al pari di altri documenti storici, non solo collezioniamo, ma soprattutto conserviamo, dando vita ad una duplice attività che, dopo il riconoscimento della fotografia come bene culturale, abbiamo modellato su quelle funzioni di tutela per tradizione storica già adottate per le opere d'arte, intese sia nei loro valori meno eclatanti, capaci comunque di restituirci insieme ai referenti le relative modalità comunicazionali, co le coordinate estetico-rappresentative della cultura coeva e la loro produzione, sia in quanto manifestazioni più alte che per la loro originalità hanno determinato e scandito la creatività sempre diversa nei secoli dell'espressione estetica. Parafrasando Cesare Brandi e il suo fondamentale Teoria del restauro del 1963, l'identificazione di un'opera in quanto tale costituisce infatti il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della sua trasmissione al futuro. Per cui va da sé che la conservazione debba essere necessariamente accompagnata dall'inventariazione, dallo studio finalizzato alla catalogazione e da un'adeguata strategia atta a garantire, anche attraverso il restauro, la sopravvivenza ai posti degli oggetti, dei documenti e delle opere che conserviamo e che il collezionismo ha sottratto all'oblio, quale fonti imprescindibili di riflessione e di decodificazione dei significati. Collezionare e conservare costituiscono infatti un binomio indissolubile che si riallaccia strettamente ai compiti della tutela e della valorizzazione, oggi al centro di numerose iniziative e testimonianto di prepotenza, scusatemi, anche diverse e numerose facce di indagine di questo convegno veneziano, ma che si impone per antonomasia come funzione pubblica dello Stato italiano, delle sovrintendenze, delle biblioteche, dei musei e delle specifiche sezioni di più articolati complessi museali preposti alla salvaguardia, allo studio e alla valorizzazione del patrimonio fotografico.
Poiché gli interventi che stiamo per ascoltare, ad eccezione di quello di Enrico Viganò, interessato all'ideazione, all'organizzazione e alla cura di mostre e dei relativi cataloghi, pongono al centro dell'attenzione, come recita del resto il titolo del panel, soprattutto il collezionismo e gli archivi, e sulle problematiche che si aprono che voglio brevemente riflettere. Il tema del collezionismo fotografico, certo, vi sarà noto, è affiorato fra gli elementi di indagine in diversi studi, come a esempio brevemente nel bel libro del 2004 a cura di Silvia Paoli e Lamberto Vitali alla fotografia, collezionismo, studi e ricerche, ma anche nel 1899 un progetto di fototeca pubblica per Milano, il ricetto fotografico di Brera, curato nel 2000 da Matteo Ceriana e da chi vi parla. È stata però Maria Francesca Bonetti che ha affrontato il problema nella sua complessità monografica, insieme filologica, metodologica e storica, in Roma 1840-1870, che è già stato citato da Prandi questa mattina, la fotografia, il collezionista e lo storico, fotografia della collezione Orso e Filippo Maggia. Catalogo curato dallo studioso per l'Istituto Nazionale per la Grafica nel 2008, grazie alla collaborazione esterna di Chiara Dall'Olio e Alberto Prandi. Il lavoro sfrutta come input del titolo il saggio di Benjamin Edward Fuch, Il collezionista e lo storico, stabilendo un implicito legame fra collezionismo e storie, e in maniera specifica fra collezionismo fotografico e storia della fotografia, grazie alle analisi di casi particolarmente noti, come fra gli altri quelli di Piero Becchetti, di Lamberto Vitali e di Helmut Gersheim, che scrissero le proprie storie studiando le immagini che avevano collezionate e che avevano collezionato proprio perché elementi preziosi a esprimere il proprio pensiero storico sulla fotografia e il suo percorso. In effetti, come hanno indicato anche i numerosi contributi di Corinna Giudici, le forme del collezionismo, compreso quello fotografico, sia esso pubblico che privato, i criteri di scelta ad esse sottesi, la qualità, l'omogeneità o di contro l'apparente disarmonia tipologica delle opere raccolte, l'idea e l'intenzionalità a volte simbolica che le collezioni e gli archivi veicolano e trasmettono in quanto corpora in se stesso incompiuti, sono tutti parametri di estrema pregnanza e densità di messaggio per attingere al complesso delle problematiche di fondo afferente alla storia dei media figurativi dalle collezioni stesse privilegiate, e ci aiutano inoltre a risalire alle tensioni ideali e ideologiche, al gusto, alle istanze personali del collezionista, nonché alle esigenze culturali del momento storico in cui si andarono costituendosi. Al di là di queste considerazioni, come ha già fatto notare Quintavalli ieri, è importante rapportarci al pianto teorico, che qui ci interessa in maniera direi più funzionale, in quanto atto a individuare e a sottolineare le linee salienti che ricollegano l'analisi delle immagini, sciolte o seriali, collezionistiche, archivistiche che siano, alle tematiche del panel che introducono e a tutti gli altri, contemporaneamente marcando anche le problematiche di matrice interdisciplinare che il convegno propone. È in quest'ambito che voglio ricordare il contributo di Tiziana Terena all'archivio fotografico Possibilità, Derive e Potere del 2010, estremamente stimolante e complesso sul piano critico e decisamente denso per i concetti e la vasta bibliografia usata e afferente a diversi piani disciplinari. In questo lungo saggio, infatti, l'autrice, studiando l'archivio nelle sue serie e sottoserie e nei suoi diversi strati di aggregazione, gli attribuisce la connotazione portante di dispositivo teorico, definendolo come un ambito di ricerca e di sapere in ordine ai discorsi che ne possono scaturire, soprattutto in considerazione che lo slittamento sempre diverso dei significati passati o più recenti, ma comunque possibili,
consente di accedere alle impronte dei significati sociali, ossia gli usi che la società fa o ha fatto del singolo documento fotografico, secondo una tensione ermeneutica che ha costituito prima di lei uno dei fulcri portanti del pensiero contemporaneo. Umberto Eco, uno dei tre casi che per non dilungarmi troppo voglio qui solo fugacemente ricordare, prendendo come punto di partenza l'importanza di lettura testuale dell'oggetto estetico, ha dischiuso, come è noto, spunti inediti di riflessione sulla figura dello spettator e sulla centralità del suo sguardo interpretativo per valutare e riattualizzare tutte le espressioni estetiche di un passato più o meno remoto, allargando attraverso questa via il concetto postmoderno formulato precocemente nel 1962 di opera aperta, intesa come metafora di un mondo in cui la discontinuità dei fenomeni ha immesso in crisi la possibilità di un'immagine unitaria e definita. Essa suggerisce un modo di vedere ciò in cui si vive e vivendolo, accettarlo, integrarlo alla propria sensibilità. Ebbene, porre in evidenza che il concetto di opera si arricchisce ulteriormente per la sua interfaccia aggettivale di aperta, interfaccia che potenzia oltre ogni limite il ruolo attivo dello spettator, termine poi entrato nella letteratura fotografica, soprattutto dopo Roland Barthes, nella misura in cui l'opera aperta si configura soprattutto come proposta di un campo di possibilità interpretative, come configurazioni di stimoli dotati di una sostanziale indeterminatezza, così che il fruitore sia indotto a una serie di letture sempre variabili, strutture infine come costellazione di elementi che si prestano a diverse relazioni reciproche. Anche Rosalind Krauss, nel suo saggio Gli spazi discorsivi della fotografia, che parte del volume Teoria e storia della fotografia del 1996, ha sottolineato come una determinata immagine, a seconda del diverso uso e di diversi significati dell'utenza nei contesti personalizzati del suo utilizzo, possa assumere significati sempre diversi, spesso attribuiti a quell'immagine indipendentemente dai suggerimenti di lettura offerti dal produttore, dal luogo comune dei linguaggi e a prescindere dai contesti archivistici di conservazione, aprendo un problema che a sua volta rinvia allo straordinario spessore rappresentativo e simbolico dei prodotti della fotografia, medium che in un certo senso viene ad assumere la valenza di struttura di segni con cui, come con le parole, i verbi e altre parti del discorso, possiamo scrivere tutte le storie che vogliamo, usando per giunta i toni bassi o alti più pertinenti, la semplice narrazione descrittiva e referenziale dei suoi aspetti documentativi, come la fascinazione della creatività estetica. Non a caso, l'ultimo esempio di lettura critica che propongo alla vostra attenzione è quella di Arthur Dentu, che dopo la fine dell'arte, l'arte contemporanea, il confine della storia, uscito in Italia nel 2008, descrive il museo con termini perfettamente applicabili anche a un archivio fotografico, inteso nella sua accezione di dispositivo ottico che ho già introdotto, di dispositivo teorico, scusatemi, che ho già introdotto. Lo studioso afferma infatti che il museo si offre all'artista postmoderno come un contenitore pieno non di arte morta, ma di opzioni artistiche vitali. Il museo è un territorio soggetto a continuo riassetto e di fatto sta emergendo una nuova forma d'arte che lo utilizza come un ripostiglio di materiali per un collage di oggetti. Il genere è ormai scontato oggi. L'artista ha libero accesso al museo e, a seconda delle risorse che esso mette a disposizione, organizza mostre di oggetti che non hanno alcun legame storico formale gli uni con gli altri, salvo quello che egli stesso suggerisce loro. L'interdisciplinarità della critica a noi contemporanea, non importa quale sia l'input iniziale della ricerca,
procede dunque di pari passo con la produzione estetica attuale. Anzi, non è isolato il caso di autori che usano la fotografia con accenti oscillanti fra teoria e impegno analitico sul linguaggio, anche se spesso tali accenti vengono criptati dal tono alto della creatività. Grazie. Allora, mi prende per primo la parola Claudio De Polo Saibanti, presidente della Fondazione per la Storia della Fotografia e il Museo Nazionale Alinari della Fotografia. Voglio sottolineare che sia come un museo sia come fondazione, gli Alinari costituiscono, conservano nella complessità un patrimonio di immagini pressoché unico in Italia e anche a livello internazionale. Infatti, intorno al nucleo originario della lastroteca, posso dire così, Alinari, in cui però erano già confluite nel corso dell'Ottocento, era confluita la produzione di altri fotografi che con l'industrializzazione della fotografia avevano dismesso i loro atelier come Brogi, Anderson, Mannelli, insomma ci sono molti fondi che appartengono a questo nucleo originario della lastroteca cosiddetta Linari. Intorno a questo gruppo costitutivo originale, nel tempo, grazie anche alla capacità dei collaboratori di cui si è avvalso De Polo Saibanti, mi riferisco a Ferruccio Marandrini, che è stato ottimo consigliere nell'acquisto di molti elementi della collezione, e alla capacità di impegno filologico di Monica Maffioli, si è arrivata a una valorizzazione molto, è una diffusione, una conoscenza molto diffusa di questo complesso archivistico e collezionistico così vasto, che è conosciuto in tutto il mondo. Do quindi la parola a Claudio De Polo Saibanti. Grazie. Io non ho nulla di scritto perché ogni volta cerco di fare una storia diversa, così c'è un po' di suspense e novità. In realtà non dirò molto perché già dottoressa Miraglia ha detto parecchie cose, forse ne preciserò alcune. Sono molto più contento e volentieri risponderò alle vostre domande se ne avete. Comunque già il titolo contiene, se vogliamo, una piccola imprecisione. Gli Alinari d'archivio di storia della fotografia. Gli Alinari nascono a Firenze nel 1852, non per raccontare la storia della fotografia, ma per raccontare la storia dell'arte italiana. Le prime fotografie sono documentazione di arte. E già nel catalogo del 1856 ci sono 92 fotografie, hanno fotografato monumenti artistici fiorentini e toscani. Non a caso Firenze e la Toscana hanno il 30% del nucleo artistico nazionale che rappresenta il 40% di quello mondiale, quindi avevano su cosa esercitarsi. Poi le fotografie che avevano fatto dei disegni straordinari, commissionati dal principe Alberto e anche da Napoleone, la medaglia vinta a Parigi, eccetera, eccetera. Quindi nascono come archivio di documentazione di storia dell'arte. Diventano presto un atelier, cosa un atelier importante. Quello dei Brogi forse era anche più conosciuto in un certo momento, ma gli Alinari diventano anche i fotografi di corte, Sabauda, cosa che poi avrebbe giocato un certo ruolo. E dice ancora il titolo Museo di Storia della Fotografia. Museo di Storia della Fotografia, Alinari lo diventa nel 1985, quando apre proprio un museo a Firenze, inaugurato dalla loro presidente Pertini. Quindi gli Alinari iniziano, lui, Leopoldo, come calcografo dei Bardi,
probabilmente impara a fotografare da un certo Pio che era venuto in Italia cercando di fare l'Italie monumentale sulle orme della missione eliografica che Napoleone III aveva dato ai suoi, ma aveva anche i soldi per farlo, ma lui non riuscì. Ma nel 51 Pio è a Firenze, probabilmente, così gli ultimi studi dicono, che insegna al giovane Leopoldo Linari a fotografare. L'impresa si espande come tutte le imprese nell'Ottocento, imprese fotografiche che documentavano fondamentalmente l'arte. I turisti venivano, si compravano le fotografie negli album e quindi una quantità di indotto commerciale veramente significativo. Gli Alinari aprono filiali e negozi a Roma, Venezia, Böhm era l'agente di Alinari. E a Napoli e a Torino, lungo il Grand Tour, laddove le persone venivano. Quindi i primi grandi divulgatori dell'arte italiana. Ritrattistica. E poi nella seconda parte dell'Ottocento l'atelier si espande, senza ancora assorbire Brogi, dottoressa Miraglia. Questo verrà dopo. Nel 1920 la seconda generazione degli Alinari, Vittorio Alinari era commendatore del regno, grande personaggio, uomo di marketing, nessuno dei suoi fotografi era autorizzato a firmare le fotografie perché c'era il marchio Alinari, non il nome del fotografo. Oggi per induzione arriviamo a dare a certe lastre un papà e una mamma. E nel 20 lui, Vittorio Alinari, capisce parecchie cose. Intanto un certo signor Eastman aveva inventato una macchinetta, voi appoggiate sul bottone e la macchina fa tutto il resto. Questa era la dichiarazione di guerra e di morte annunciata per i grandi atelier fotografici. Infatti in Francia chiude Goupil, in Germania chiude Hufstengel, chiude Photoglob a Vienna in quegli anni, a Zurigo, eccetera, eccetera. Restano Roger Viollet, Girodon, Alinari, Brogi ancora, ma insomma le persone si facevano le fotografie da sole, non avevano più bisogno di andare a comprare. Alinari decide di chiudere, interviene il re fotografo, come voi sapevate, Vittorio Emanuele III, nella prima guerra mondiale, da dietro le linee, su un piccolo palchetto, fotografava il nemico. Però il re era sensibile, adesso bisogna anche rivalutare certe cose, a momenti culturali. Quando nel 20 Vittorio Alinari decide di chiudere, forma un gruppo di azionisti, oggi si direbbe, diciamo, crea una catena di azionisti di 96 persone, sembra il Gotha della nobiltà italiana, erano i conoscenti del re, che comprano l'Alinari. Per 5 milioni di lire oro sono 250.000 marenghi, ricordate il marengo oro 20, la cifra enorme. Comprano l'Alinari. Cosa comprano di Alinari? Comprano le prime due generazioni, 70 anni, 1852-1920, comprano 126.000 lastre. Questo è il lavoro fatto dagli Alinari, dai loro operai fotografi, dai fotografi, e qualcosa anche da Vittorio Alinari, poco lui, ma la campagna in Sardegna l'ha fatta lui, eccetera. Comprano questo corpus, comprano lo stabilimento, comprano i 136 operai che ci lavoravano e diventano azionisti di una società a cui aggiungono l'acronimo IDEA, Istituto di Edizioni Artistiche, noi siamo il più antico istituto anche italiano, e cosa straordinaria, nessuno di questi azionisti aveva più dell'8%. Quindi siamo la prima public company in Europa nella cultura. Cioè ci sono già azionisti, nessuno dei quali dice qui sono il padrone io. 8% massimo. Cosa fanno questi signori, fra cui non c'è neanche un fotografo, perché sono vinatieri, nobili, così? Sfruttano il capitale Alinari facendo meno fotografie, ma vendendo i copyright delle fotografie stesse. Alinari torna a essere un diffusore dell'arte italiana, del paesaggio, del costume, attraverso i libri, non più gli album, i libri. Ok? Se si va in America, io recentemente a New York, alla Public Library, sono stato accolto come fossi Gutenberg, ma come mai? Ma qualsiasi libro, anni 20, 30, 50, le fotografie in bianco e nero, Alinari, ma 40%, 50% e tutto. Metà degli anni 30, baruffe fiorentine, non c'ho zotte,
decidono di uscire e interviene il banchiere di Dio, Mattioli, che compra le azioni al valore, però negli anni 30 la lira è un pochino più debole, c'era stata la svalutazione a 29, e rivende tutto a Cini, e qui siamo a Venezia. Ed è stato Cini, dottoressa Miraglia, che ha comprato gli archivi. Sono arrivati perché Cini ha voluto mettere vicino all'archivio Linari gli archivi Brogi, Fiorentini, Mannelli, Chauffourier e Anderson di Roma. E quindi ecco che l'archivio storico aumenta a 200.000. La grande intuizione l'ha avuta Cini, cioè di dire, io lo conoscevo, quella volta avevo 30 anni, lui 90, diceva sempre che per guidare un'azienda bisogna essere dei manager e non dei manager. Differenza tra manager e manager è che il manager cerca di far soldi con tutti i mezzi, tutti i giorni, di solito è il diventa povero, il manager se quel che sa, cercare di anche far fruttare la cultura, fruttare la cultura cercando di vendere la cultura dicendo un po' di senso degli affari, dicendo che se no sarà in mano al pubblico, finirà male. Lui ha tenuto la Linari per tutta una vita, dal 1934 fino al 76. E lui è morto proprietario della Linari, certo, ma non ha mai portato la Linari a Venezia. Io gli dicevo, senatore, lei qui c'ha un'isola, perché non la porta? Ma perché lei la è un po' mona, dice, il sal rovina le lastre, poi deve stare a Firenze. E questa era la sua visione, che a Linari, con Brogi, Anderson, così, fosse il nucleo, il corpus della storia dell'arte. Infatti, da un punto di vista storico, 200.000 lastre che raccontano la storia di un paese, così in una unitarietà non ce ne sono altri al mondo. Io poi ho cominciato a occuparmi di questa azienda, avevo alcuni problemi ai primi degli anni 80, e ho cercato semplicemente di andare avanti nel discorso di Cini e anche nell'idea di storicizzare un po' la Linari costituendo un museo. Museo è un'altra cosa, il discorso di Cini significava allargare il corpus dei negativi, e devo dire che in quegli anni li tiravano dietro. Nessuno poteva avere meno interesse per i negativi, industrie, famiglie, beato uno che se ne occupa. Cosa un po' strana, perché mi sembrava che ci venissero affidati dei patrimoni anche storici senza neanche chiedere cosa uno ne facesse. Comunque abbiamo fatto importanti acquisizioni e accessioni a Bologna, e ho cercato invano di insistere non con uno, con due sindaci di Bologna, Zangheri e Imbeni, perché si comprasse l'archivio Villani, che era in fallimento. Non c'è stato verso, l'abbiamo preso noi, era in fallimento, e così abbiamo ereditato e portato a Firenze, con l'aiuto di Andrea Emiliani e altro, un archivio che era, secondo me, importante che restasse su Bologna, perché è la più importante documentazione di storia industriale che esista in Italia e probabilmente in Europa, perché voi tutti sapete che fra le due guerre le industrie, questa è una piccola parentesi che faccio, europee, quelle più importanti, tedesche, francesi, inglesi, avevano fotografi interni. Duhano, di cui adesso abbiamo la mostra a Roma, è iniziato come fotografo della Renault. Però le industrie compravano i negativi, perché se il fotografo lavorava pagato, i negativi stavano. E durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati polverizzati tutti questi archivi. Non c'è più quello della Volkswagen, non c'è quello della Renault. Villani, che era un fotografo che diceva andava a giro da Trieste a dove c'erano industrie fino a Palermo, ha conservato questo corpus di 550.000 lastre che noi abbiamo appunto preso e portato a Firenze, che raccontano la storia di 7.300 industrie. 7.300. Quindi la storia del Made in Italy passa anche attraverso. Ecco. Però in quegli anni poca era la sensibilità. Abbiamo aggiunto delle acquisizioni e anche delle accessioni importanti di archivi familiari, di album fotografici ed altro. E oggi è un patrimonio importante di 5 milioni e mezzo di fotografie, di cui 4 milioni e mezzo di negativi tra lastre, pellicole. I vintage, cioè le foto originali, sono circa 905.000. È uno dei grandi, credo, patrimoni europei, anche attraverso le carte de visite.
che raccontano la storia della moda, dell'antropologia di tutta Europa, non solo d'Italia. E in più adesso abbiamo anche una grande parte a colori che una volta mancava Linari, Folco Quilici ci ha dato il suo archivio di oltre 500.000 fotocolor che raccontano un'altra cosa che ci mancava, che era una storia della geografia, degli usi e dei costumi del mondo. Il museo, aperto nel 1985 dall'allora presidente Bertini, ha vissuto alcuni anni in via della Vigna Nuova, adesso ne abbiamo aperto uno anche un pochino più grande, in piazza Santa Maria Novella, fatto di due parti, una parte diciamo espositiva di circa 200 metri e una parte museale istituzionale di 870 metri, dove c'è la storia della fotografia non italiana ma mondiale, dai primi daguerreotipi alle immagini degli anni 2000, c'è una piccola storia ma abbastanza significativa delle macchine fotografiche che hanno raccontato e sono state il mezzo per fare questa narrazione. Ho voluto creare una sezione anche di album fotografici perché gli album sono anche un mezzo nuovo che è nato con la fotografia. C'è stato anche, c'è una bella sezione relativa alla pubblicità dei fotografi, relativa alle cornici con la fotografia nasce, e tutto quel mondo, in inglese lo definirei related with the photography, che insomma ci ha pervaso senza che nemmeno noi ne avessimo la conoscenza. Io una volta al mercato delle Pulci di Parigi, mi sono divertito, ho trovato un collezionista che mi ha dato 500 portachiavi, 500 portachiavi, dai portachiavi degli anni 30, agli anni 70, con la macchinetta, l'obiettivo 500, chi avrebbe mai detto che hanno prodotto 500 portachiavi? È una raccolta che ho preso, credo, per 5 lire e mai più si riuscirà a ritrovare. Ancora ci sono questi straordinari, qui spendo una parola, collezionisti illuminati che raccogliendo questi oggetti ne preservano una memoria. Ecco, questa è un pochino la storia. In piazza Santa Maria Novella nel 2006 abbiamo inaugurato il museo, MNAF, Museo Nazionale Linari, come vi dicevo prima, che ha anche questa una sua peculiarità. E poi qui finisco, il primo e unico museo al mondo che ha un percorso per non vedenti. Non è una sfida facile, perché insomma, una scultura si vede e si tocca, una fotografia non si tocca mai. È stato un gran lavoro fatto con l'Istituto Braille della Toscana, appoggiato a Parigi, per creare di 20 immagini una immagine tattile, e bisogna dire due cose, che soprattutto i vedenti vanno a toccarle e non dovrebbero. Ma che quando viene una scuola, e ne abbiamo tante, con un ragazzo, come si dice, ipovedente, e si visitano il museo, dopo un'ora e mezza, chiedendo ai ragazzi vedenti cosa avete visto, hanno visto tutto e non si ricordano nulla. Il non vedente le 28 fotografie le ha viste e le ha sentite. Qui io finisco, non vi parlo dei dolori del giovane Werther, economici oggi in Italia nella cultura, perché vi sono ben noti. Non è facile far quadrare i conti della cultura, anche se la sfida è nei bilanci a pareggio. Però, insomma, cerchiamo di darci da fare. Se ci sono domande, vi rispondo. Grazie. Ringrazio De Polo per la sua relazione e anche per le correzioni che ha voluto fare alla mia presentazione, che essendo molto rapida non era scesa nei particolari della storia, e che lui ha avuto comunque modo di precisare. Il secondo intervento è quello della professoressa Anna Ottani Cavina, che ho un certo imbarazzo a presentare, data l'eccellenza dei suoi studi. Come voi tutti sapete, insegna storia dell'arte moderna all'Università di Bologna, ha collaborato e collabora anche quest'estate, è stata all'Università alla Columbia University di New York, e stasera è qui in veste come allieva
portavoce del progetto che lei ha portato avanti e che ha voluto con tutte le sue forze, lavorando con grande impegno, dell'ordinamento di un grande lascito che abbiamo avuto con la donazione della biblioteca e dell'archivio fotografico di Federico Zeri. E naturalmente lei ci parla dell'archivio fotografico, introducendo il problema dei rapporti così importanti per la storia dell'arte, i rapporti fra fotografia e storia dell'arte, cioè come la storia dell'arte, anche proprio la nascita della storia dell'arte come disciplina, sia stata molto facilitata proprio dalla capacità referenziale della fotografia, la possibilità di confrontare fra loro opere magari lontane. E do quindi la parola alla Ottavia Cavina. Dunque, grazie Marina Miraglia per delle parole troppo gentili, esagerate, e sono molto grata a Gian Piero Brunetta anche per avere organizzato un convegno dove sono possibili tante intersezioni. E quindi in queste giornate dedicate all'importanza della fotografia, noi come Fondazione Federico Zeri ci inseriamo con un aspetto, diciamo, ritagliandoci uno spazio un po' particolare. Quindi mi permetto, e prometto di stare dentro ai 12 minuti e mezzo, di fare un intervento in due tappe, il mio e quello di Francesca Mambelli, che coordina il programma di catalogazione, perché vorrei da un lato un momento introdurre la specificità di questa fototeca, cioè quello che è molto speciale nell'archivio di Federico Zeri e la funzione della fotografia all'interno e la tipologia delle cose che lui ha raccolto. E il secondo elemento invece è proprio, siccome parliamo sempre tante volte di progetti, di cose che vogliamo fare, uno degli obiettivi nostri è che, destinando questa database in gran parte a degli studiosi della storia dell'arte che non sono così, diciamo, non hanno questa grande vocazione informatica, abbiamo cercato di costruire un software molto friendly, una possibilità di ricerca che ha delle potenzialità enormi. Vorrei passare nel secondo tempo a, proprio lasciando a Francesca, che coordina questo progetto di catalogazione, di esemplificare alcuni di questi casi. Quindi io cerco di semplicemente spalancare una finestra per spiegare come mai Federico Zeri, quando muore nel 1998, era nato nel 1921, lascia, beh, questo perché lo lascia non lo sappiamo, comunque lascia le sue collezioni in gran parte all'Accademia Carrara, in gran parte a Poldi Pezzoli, in gran parte al Musei Vaticani, moltissime delle sue collezioni al suo erede, che è il nipote Malgeri, e poi lascia all'Università di Bologna la biblioteca soltanto di arte, 100.000 volumi circa fra cataloghi d'asta e libri, perché poi lui aveva la più grande collezione di thriller, di polizieschi, di libri di viaggio, di libri della Delli, li aveva tutti, insomma aveva una di letteratura, questa no. Quindi 100.000 volumi e il suo archivio privato di fotografie, che è di 293.000 fotografie, quasi tutte in bianco e nero, molto diverse tra loro. E la cosa che voglio dire subito è che non è tanto il numero, perché oggi si può parlare anche di milioni di fotografie, è che è un archivio di una tale unicità, per come lui l'ha costruito, montato, di cui non esiste il doppio. Cioè è qualcosa di, non si può studiare per esempio la storia dell'arte italiana dal 200 al 900 senza attingere all'archivio di Zeri, il quale ha migliaia e migliaia e migliaia di cose che nessun altro possiede e che lui, alle quali lui ha lavorato lungo tutta la vita. Paradossalmente vorrei dire che più dei libri che lui ha scritto, il suo lavoro veramente quasi di dimensioni colossali è proprio il lavoro che lui ha condotto fino all'ultimo giorno sulla fototeca. Quindi davanti a questo lui aveva dei modelli, evidentemente. Questa è la villa che lui si fa costruire negli anni 60, che ha lasciato, ahimè, all'Università di Bologna, perché questa è la villa con 10 ettari e delle persone che ci sono, a una distanza da Roma molto complicata. E insomma, con tanti, è qualcosa che l'università ha assunto con un impegno che è abbastanza veramente rilevante. Queste sono le quattro Sfingi, una villa fatta negli anni 60 che Zeri concepisce come le grandi ville del Rinascimento, per esempio per collocarvi le sue collezioni, proprio come il cardinale Albani.
Albani, costruisce Villa Albani per il dispiego delle sue collezioni, come Villa Medici, che adesso è l'Accademia di Francia, insomma, per inserire sulle facciate interne ed esterne tutti i rilievi. Lui, per esempio, appone nella villa, e appartengono all'Università di Bologna, 400 lapidi, perché ha una delle più grandi collezioni di epigrafi romane che esistano. E queste sono le Sfingi Torlonia, che erano 8, e Zeri, lavorando per il principe Torlonia, come spesso fa, chiede in cambio, invece che di essere saldato, di ottenere delle opere d'arte che vanno nella sua collezione. Un altro è Lord Spencer, il padre di Lady Diana, nel castello di Blenheim. Lui rimane molto a lungo studiando tutte le miniature e ottiene una Bibbia miniata, antica. Lui aveva una conoscenza del mondo internazionale assolutamente unica per quegli anni. I grandi storici dell'arte del tempo erano certamente Argan, così, ma nessuno parlava l'inglese, scriveva l'inglese, aveva una conoscenza dell'inglese come Zeri, cioè oltre al milieu francese e tedesco, lui aveva la conoscenza del milieu anglosassone assolutamente unica. Tant'è vero che è l'unico europeo che diventa a un certo punto trustees in un grande museo internazionale che è il Getty. Questo era il viale d'accesso, ma tornando indietro volevo semplicemente far vedere nel giardino già una delle anomalie. Qual è il modello di Zeri? Di diventare una persona di riferimento secondo quei grandiosi modelli che erano Bernard Berenson nella villa ai Tatti di Firenze, che oggi è di Harvard, e Roberto Longhi sull'altra collina, guatandosi reciprocamente di Firenze, nella villa Il Tasso, e quindi costruisce questa villa, però la differenza è subito immediata. Voglio fare vedere tra le cose che si raccolgono. Zeri non cerca e raccoglie lo specchio di quelli che sono i suoi campi di interesse, cioè uno ci si aspetterebbe che, avendo lui studiato la pittura italiana, in particolare il 3, il 4, 500, invece raccoglie pezzi di archeologia rarissimi, cose siriache, mosaici, di età molto diversa. È pazzo per i momenti di decadenza, di contaminazione delle culture. Abbiamo fatto moltissimi viaggi in Siria, in Libia, ma in anni in cui nessuno ci andava, ci voleva il certificato di battesimo per varcare la perché non volevano gli ebrei per entrare in Siria negli anni Ottanta. E lui aveva la più grande raccolta di statue di Palmira, terzo secolo d.C., 15 pezzi che ha lasciato al Vaticano. Quindi vedete già l'anomalia di porsi in questo modo. E veniamo poi, questo è il viale d'accesso, che evidentemente, in dimensione molto meno eroica e costosa, ha in mente il modello Berenson, anche come a Firenze, la Villa ai Tatti, questo giardino stupendo, anche come cenacolo di incontri culturali molto interdisciplinari. Qui da Berenson frequentava Edith Wharton, eccetera, e da Zeri, da Arbasino, Bortolotto, tutti i grandi intellettuali del tempo passavano da Zeri. La biblioteca è di Berenson, e la biblioteca di Roberto Longhi, e la biblioteca di Federico Zeri, che per la parte che è venuta a noi all'Università di Bologna, ripeto, ha 100.000 volumi. E di questi 100.000 volumi, più del 65% non esiste nella regione Emilia-Romagna e il 25% circa non esiste sul territorio nazionale. Quindi voi capite già da questo quale ricerca affannosa su certi temi lui ha condotto per attivare questo. Ancora nella casa, se voi entrate nella villa ai Tatti di Berenson, insomma, non è strano, avete grandi capolavori ancora più costosi di quello che aveva Zeri, del Rinascimento fiorentino, ovvio, Domenico Veneziano, la sala. Se entrate in quella di Longhi avete tutti i temi caravaggeschi, che sono stati le sue grandi scoperte. Zeri mescolava con un gusto veramente, non so, Jansen, che vedete in questo grande quadro, con sotto ci sono tre sculture di Palmira, uno dello Yemen, degli elementi romani, cioè con una dilatazione di campo che corrispondeva un po' a questa sua cultura enciclopedica. E lui ha sempre detto di essere laureato in chimica, di essere laureato in botanica, e poi, dopo di aver incontrato Toesca, non si sa mai il discrimine fra la simulazione, era un uomo mediatico, ma se sono tutte cose finte, ancora più bravo. E questa era la sala da pranzo con i demura, insomma, dove si riceveva. E questo è un pochino i viaggi in transatlantico con Paul Getty, che lui compiva regolarmente, perché era l'unico europeo che appartenesse a un trustees di un grande museo, che era quello del Getty. Qui viceversa lo vedete con Renzo Piano, Umberto Eco, Carlo Bertelli, ecco, insomma, diciamo, con l'intelligenza del tempo. E qui è il giorno in cui con Pierre Rosenberg, Umberto Eco
e così abbiamo dato la laurea honoris causa a Eco. Questa è la sede della Fondazione Zeri a Bologna, in questo convento dei primi del Cinquecento, questo è il dormitorio delle monache, che è la biblioteca di Zeri, che è molto bella, e per un anticlericale come lui questa secondo me è la collocazione perfetta, anche perché forse il più bel libro poi alla fine scritto sulla religione di Controriforma e sulla religione cattolica è il libro di Zeri, Pitture e Controriforma. Voglio venire alla, questa è la fototeca, quindi Marina tu sai cosa vuol dire salvare queste fotografie che tutti si toccava e si vedeva a casa di Zeri, ma oggi noi siamo costretti a partire con delle soglie altissime, quindi climatizzata la fototeca, i vecchi contenitori in cuoio non si possono più tenere, ogni contenitore ci costa 100 euro telato, tutte le fotografie una per una sono conservate in queste cartelle acid free. E che voi vedete sotto riporto una frase che oramai è come archeologia per noi, cioè perché Zeri fa questa raccolta spasmodica di fotografie che poi ha come tutte scansionate nel suo ipotalamo, nel suo cervello, che gli permettono di fare i confronti, perché la storia dell'arte, come lui dice in una frase che ruba a Berenson, cioè vince chi ha più fotografie, cioè non avevi allora internet per poter fare tutti questi confronti, quindi era lo strumento assolutamente essenziale. Sullo sfondo avete i meravigliosi contenitori che lui faceva fare ai carcerati di Spoleto, dentro ai quali conteneva la fototeca. Ecco, la dotazione è di 290.000 fotografie, direi che la cosa che Zeri ha regalato, ma naturalmente senza nessun danaro. In America di solito una donazione ha sempre un endowment, quindi la grande fatica dell'università e della fondazione Zeri è stata di poter lavorare questo materiale, per cui tutta la pittura italiana è tutta online e costituisce oggi il più grande database in cui noi abbiamo scansionato anche i versi, che sono la cosa preziosissima, perché su ogni fotografia Zeri dietro ha scritto la provenienza, le sequenze, gli appunti personali, cioè se voi comprate un pacco di foto alla National Gallery o agli Uffizi, tutti lo possono avere, ma una fototeca d'autore come questa è. E siccome dopo Francesca farà vedere un campione sull'arte veneta, la componente della pittura veneta nella fototeca di Zeri, nella stecca della pittura italiana, è di 28.000 immagini. E qui è come funzionano i contenitori, come erano ordinati, non abbiamo tempo, voglio semplicemente raccontare almeno due casi. Perché questa fototeca è così particolare? Intanto Zeri ha raccolto tutta una serie di documentazioni non solo su Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, eccetera, ma su tutta una cultura periferica, marginale, delle aree, per esempio delle Marche. Quando viene il terremoto, non so, a Orvieto, la soprintendenza chiede a Zeri tutta la documentazione dei quadri che sono là, perché quel lavoro che avrebbe dovuto fare lo Stato, a sue spese, le campagne fotografiche le aveva tutte ordinate e condotte Zeri. E questo è il caso di un dipinto, insomma, che Zeri riconosce come un dipinto di Rosso da Cadore, difficilissimo, Antonio Rosso da Cadore da riconoscere, e Zeri da questo frammento ricostruisce tutto un polittico. Questo è il verso della fotografia, vedete quanto ricca per noi è la fotografia, sia come fotografia che come provenienza e appunti e indagini, e poi rimonta insieme tutti i pezzi segati e venduti separatamente di questo polittico, soffermandosi su tutti questi problemi anche di lettura iconografica. Per esempio la Madonna dice, ma non, questo è l'unico caso che io conosco della fuga in Egitto in cui la Madonna sull'asino legge e quindi si domanda le ragioni. Oppure nel secondo caso non è un'annunciazione come sembra, ma l'angelo ha non il giglio ma la palma, e quindi è la palma del martirio, quindi è l'angelo che annuncia a Maria la morte, non è l'annunciazione. Cioè questa capacità di lettura molto complessa che permette a Zeri di ricostruire poi l'originaria struttura di un politico smembrato. Per scegliere un campione, altre cose di cui è ricchissima la fototeca Zeri, è per esempio, parlando di arte veneta, le varie perizie di Fiocco, di Pallucchini che si facevano dietro alle foto, che Zeri, moriva Franco Russo, il grande soprintendente di Milano, Zeri comprava la biblioteca e l'archivio, Sandberg, Vavalà, Mugnoz, Mattie, cioè a un certo momento lui salva questi fondi integri che forse uno Stato più attento avrebbe dovuto fare. Voglio raccontare un caso, perché lui raccoglie, cioè la specificità è che di un certo oggetto, noi per esempio, nelle nostre cartelle come storici dell'arte abbiamo la foto, del tal quadro di Caravaggio,
Di quel quadro di Caravaggio, Zeri mette insieme magari 25 immagini. Perché sceglie e compra continuamente delle fotografie di momenti diversi, quando il quadro era prima del restauro, quando era di proprietà Sciarra, quando aveva la cornice, prima che il coso fosse segato. Questa è una storia che è stupenda e vi spiega come in fondo aver rimesso online a disposizione di tutti questo archivio è stato una cosa preziosa. Il Metropolitan di New York nel 2004 compra a Parigi un dipinto di un grande pittore del 300 dell'età di Giotto, Duccio di Buoninsegna, senese, piccolo come una cartolina, poco di più, e spende la cifra più grande che mai il Metropolitan abbia speso per un dipinto. Non lo dice, ma si sa che è fra i 47 e i 50 milioni di dollari. Questo dipinto, che aveva una provenienza importante da una collezione Stocklet a Bruxelles, era sparito a lungo tempo. Ricompare da Sotheby's, va il Louvre nella persona di Rosenberg e di Laclotte a discutere, a trattare. Alla fine vince il Metropolitan e porta a casa il dipinto, che viene presentato ai trustees, che devono tirar fuori 50 milioni di dollari e giustificare il fatto che il Metropolitan non aveva un duccio, che questo è un duccio della collezione Stocklet meraviglioso. Pochi mesi dopo, sul New York Times, a sette colonne, viene fuori un articolo di James Beck, che è un guascone, eccetera, terribile, però è docente della Columbia University, e dice il duccio è falso. Allora, è evidente che i curators del Metropolitan l'hanno studiato e sono loro che attestano questo, però ci vuole, come dire, una dimostrazione. Allora arriva alla Fondazione Zeri una mail del Metropolitan, firmata da Keith Christiansen, dicendo: ma per caso questo dipinto che è sparito negli anni 60 è riaffiorato oggi? Zeri l'aveva mai visto? C'è mai un foglietto, un appunto in cui Zeri dica una parola che ci aiuti a provare quello che noi vogliamo difendere? Nel folder di Zeri ci sono 5 fotografie della Madonna Stocklet che nessuno aveva, e siccome poi loro che studiano hanno fatto moltissimi studi, si riescono anche, diciamo, ad adattare, io non so usare questo aggeggio, me lo metti tu lì, per cui risalendo ce n'è una del 1904 che si riesce ad adattare perché questa del 1904 fatta in occasione di una mostra a Siena, ma ce n'è una che è questa, alla mia, la più brutta, che un mercante dilettante deve avere scattato nella vecchia con le vernici prima della pulitura, che si può datare agli anni, per la tecnica, 1870-75. E il che vuol dire che è la prova provata che non può essere un falso, perché non si produce un falso in anni in cui non c'è un mercato che chiede un quadro di Duccio alla metà 800 manco. E allora arriva una lettera di Christiansen dicendo, insomma, una fototeca così non esiste al mondo, e i ragazzi se la sono messa in cornice, e noi per giocare abbiamo detto: ma perché non attraversate la strada, dalla quinta strada del Metropolitan c'è l'archivio della Frick che ha un milione di fotografie. E loro spiegano appunto che che nessuno ha, diciamo, questa storia genetica di come se si trattasse di un malato, di un paziente, di una persona vera che Zeri ha sempre inseguito. Un altro campione, poi mi fermo perché immagino di avere già sforato, anche questo. Che cos'è? A sinistra c'è una foto di un grandissimo pittore, Antonello da Messina, un quadro. Scusa, Giovanni Bellini, perché non ho neanche gli occhiali, adesso li metto perché fanno così brutto. Scusa, Giovanni Bellini, che è una Madonna col bambino, che nel 1000 è una foto Anderson, credo 1904, che appartiene a Zeri. Il quadro viene comprato da un grande museo, cioè dal museo Fogg di Harvard. Nel trasporto in bastimento nel 1923 il quadro va bruciato, come lo vedete nella seconda immagine, che Zeri tiene perché lui sta monitorando come la vita di tutti questi oggetti. Il Fogg comincia un'operazione di restauro che vedete a metà strada nella terza foto, e alla fine il dipinto viene restituita sulla base della fotografia documentaria che Zeri possedeva del 1904, cioè un po' come a Varsavia si è ricostruita la piazza sulla base dei quadri di Canaletto, insomma. Quindi è questa unicità, questa sequenza, questo uso strumentale della fotografia, questa preziosità. E voglio solo aggiungere che al di là di tutte queste foto, che si possono anche spiegare con la necessità di avere degli strumenti di documentazione essenziale per uno storico dell'arte,
Zeri, in anni in cui in Italia pochissimi avevano idea di quanto potesse essere importante la fotografia, compra per esempio degli interi fondi di Brown a Parigi, di questo in grande formato, delle albumine molto preziose e in grande formato, che ne abbiamo più di 3.000 di quadri che oramai sono finiti in America, perduti chissà dove, ma dove anche proprio il valore della, dal punto di vista fotografico è straordinario. Avrei mille cose da raccontare, non me le fanno dire, non si può, e voglio lasciare a Francesca l'idea di come usare, insomma, questo lavoro che abbiamo fatto, che è a disposizione di tutti, perché sopravviva questo archivio. La cosa è, noi dobbiamo trovarci delle ragioni, quindi siamo molto felici quando Carlo Ghinzu viene perché lo usa come storico, o quando altri, appunto, dal versante della fotografia ne fanno un uso che è diverso, perché ci sono fondi meravigliosi sul territorio, sul paesaggio del Lazio com'era fino a 100 anni fa. Cioè Zeri ha recuperato tutto quello che può servire a darci la coscienza di un mondo. Francesca. Grazie. Quindi io parlerò. Allora, già è stata introdotta dalla dottoressa Ottani Camina, quindi non c'è bisogno che la introduca io. Francesca coordina, come l'ho detto prima, no? Il progetto di catalogazione. Sì, quindi partiremo, diciamo, dalla fase finale di questo progetto di catalogazione, che è la banca dati disponibile online, accessibile appunto a tutti, che contiene 130.000 appunto schede di fotografie e di opere d'arte. E, ci tengo a dire che questo lavoro, questo progetto va di pari passo comunque all'attenzione e al lavoro quotidiano di conservazione e di valorizzazione degli originali, che adesso appunto non vi mostriamo, ma appunto il digitale c'è comunque un'attenzione al dato fisico, appunto alla fotografia che dobbiamo conservare. Quindi appunto per pensare a una scheda di catalogazione siamo partiti dal riconoscimento appunto della complessità dell'oggetto fotografico, che è appunto un oggetto complesso, portatore di più storie ed è oggetto di studio, ma anche la fonte primaria, nel nostro caso appunto per la storia dell'arte. Dal riconoscimento di questa complessità è nata la volontà di pensare appunto a una banca dati che garantisse agli utenti una molteplicità di canali di accesso al materiale fotografico, che non si limitino quindi solo al suo contenuto semantico, quindi ai dati sull'opera d'arte documentata, ma che considerino, anche perché abbiamo fotografie e non abbiamo opere d'arte, quindi possediamo fotografie, quindi tutti gli aspetti tecnici, archivistici, collezionistici e le differenti autorialità appunto che convergono nella produzione, diffusione o utilizzo di ogni fototipo. Quindi al processo di digitalizzazione delle foto è stata affiancata una catalogazione piuttosto analitica. Le informazioni sono trascritte in circa 190 campi, di cui 80 destinati all'opera raffigurata. Anche questi dati alla fine provengono dalle fotografie. Avete visto i versi delle fotografie con le note di Zeri, quindi la fotografia è fonte anche, diciamo, per i dati sull'opera d'arte. Quindi 80 destinati all'opera d'arte, ma 110 appunto destinati all'oggetto fotografico, corrispondenti a tutti i campi del livello inventariale della scheda F, più altri campi appunto che integrano ulteriormente il livello inventariale. Quindi la banca dati risultante è un sistema perfettamente simmetrico e bipartito, vi si può accedere attraverso i dati dell'opera raffigurata, ma anche attraverso i dati dell'oggetto fotografico e transitare in qualsiasi momento da una scheda all'altra. Quindi questa è la scheda dell'opera d'arte e questa è la scheda di una delle fotografie che documentano questa opera d'arte. Appunto, accedendo dalla scheda foto ma anche dalla scheda opera, come in questo caso, vedete appunto che non si perdono mai le informazioni sul contesto archivistico e fisico del documento, quindi la serie, la busta, il fascicolo in cui Zeri conservava la fotografia e che corrispondono sul piano storico-artistico a precise ipotesi attributive, appunto si ritrovano in entrambe le schede. Un'altra consapevolezza che ci ha guidato è la convinzione appunto che non sono solo la quantità
o la correttezza dei dati che inseriamo a rendere effettivamente fruibile un catalogo, ma è la semplicità e l'organizzazione stessa delle informazioni. Per questo appunto abbiamo cercato di adottare delle soluzioni, degli accorgimenti per rendere il sistema più dinamico, pur rimanendo all'interno della catalogazione ministeriale, quindi le regole appunto dettate dal Ministero. Vi farò vedere appunto alcuni esempi andando direttamente sulla nostra banca dati. Questa è la maschera di ricerca che trovate accedendo al catalogo in forma assolutamente gratuita. Ho scelto degli esempi sulla pittura veneta, anche se la pittura veneta non è tra gli argomenti più ricorrenti appunto all'interno almeno della produzione appunto saggistica di Zeri. Alcuni casi particolari per cui la possibilità appunto chiaramente di cercare sul campo autore inserendo un autore preciso, quindi appunto Vittore Carpaccio, la visualizzazione sia in formato galleria che in formato prima appunto in lista, ma anche appunto la possibilità di inserire un ambito culturale, una scuola di appartenenza. Quindi appunto inserendo scuola veneta posso rintracciare non solo i dipinti anonimi ma anche tutti quelli firmati e attribuiti, ottenendo di fatto una mappatura completa della produzione artistica regionale documentata nell'archivio. Qua vedete 16.526 opere appunto di artisti veneti, ancora appunto la prima pagina questa in formato elenco, in formato galleria. Appunto ho scelto di montarli in un PowerPoint, ma se provate a fare delle ricerche da casa i tempi sono questi, ecco, quindi è un sistema molto agile. L'organizzazione del campo ambito culturale per scuole, dal generale al particolare, permette poi di passare ad esempio dalla scuola veneta a quella veronese, visualizzando i 1.398 dipinti di artisti veronesi documentati nella fototeca. E in questo caso l'organizzazione del campo rispecchia perfettamente l'ordinamento dell'archivio di Zeri, che appunto per scuole regionali, scuole locali e singoli pittori. Andiamo alla ricerca sul soggetto, anche in questo caso abbiamo scelto un caso secondo noi particolarmente interessante per questo territorio, perché all'interno della sezione pittura italiana del XVIII secolo dell'archivio di Zeri spicca un nucleo di 2.553 fotografie dedicate al vedutismo, di cui più di 900 che documentano opere di autori anonimi. Per la catalogazione di questo nucleo, quindi, che riteniamo altamente rappresentativo dell'intera produzione di pittura di veduta, si è scelto di dedicare una particolare attenzione alla soggettazione e alla normalizzazione dei titoli delle vedute. Per cui si è scelto appunto di utilizzare sempre formule, adesso è banale dirlo, ma in realtà dal punto di vista informatico sono cose che cambiano nella fruibilità. Quindi delle voci che comprendono il termine veduta, seguito dalla città, seguita appunto dai principali monumenti che si trovano all'interno della raffigurazione e dal punto di vista da cui è presa l'inquadratura, quindi veduta di Venezia con la piazzetta verso la torre dell'orologio. Questo sistema, che è un po' mutuato da, diciamo, i titoli tradizionali dati alle vedute di Canaletto, che si ritrovano anche nella monografia del 62 di Constable, permettono in realtà di fare delle ricerche molto rapide, ad esempio qui di visualizzare tutte le 1164 vedute di Venezia che abbiamo in fondazione, chiaramente le fotografie che le documentano, e poi di raffinare la ricerca appunto inserendo, come in questo caso, altre parole, Canal Grande o appunto il nome di una chiesa o di un palazzo. Questo sistema di catalogazione ha permesso di individuare alla fine della schedatura 166 diverse inquadrature di vedute cittadine, a cui si aggiungono altre 21 vedute della laguna. Tramite la ricerca per parole chiave e l'ordinamento per soggetto, per datazione o per autore, è possibile analizzare ulteriormente i risultati, quindi si può indagare sulla la data di nascita di un punto di vista o valutarne la fortuna a seconda delle occorrenze del soggetto all'interno della banca dati. Si possono apprezzare, scorrendo le immagini con una slideshow, le sottili variazioni ai topoi dell'iconografia veneziana apportate dai singoli pittori. Variazioni che riflettono scelte stilistiche o differenti sensibilità nella visione, ma che registrano e documentano anche i mutamenti reali nel tessuto cittadino. Chiaramente da questa slideshow si può entrare sempre nella scheda della fotografia e trovare i dati sulla fotografia o nella scheda dell'opera.
Rapidamente un'altra possibilità è appunto la possibilità di inserire nella localizzazione due termini che in realtà appartengono a paragrafi diversi, cioè la localizzazione attuale e precedente. In questo caso, mettendo Veneto e Stati Uniti, posso ottenere le fotografie dei dipinti che erano in Veneto o sono transitati in Veneto e che ora sono in collezioni nordamericane. Veniamo appunto invece alla ricerca sulla foto. Che appunto è sempre possibile, appunto si può transitare attraverso le due ricerche. Chiaramente la fototeca documenta tutti i fotografi attivi a Venezia che sono già stati ricordati, Fiorentini, Naia, Filippi, eccetera, ma volevamo segnalarvi la presenza ad esempio di una campagna interessante di Salviati, che Zeri conserva e smembra appunto nei vari faldoni, e di appunto dipinti dell'Accademia, di Palazzo Ducale e di alcune chiese, e queste sono fotografie appunto degli anni 80 e dell'Ottocento, e poi appunto fotografie di un altro fotografo forse meno noto, appunto questo Giovanni Battista Brusa, abbiamo visto delle foto anche stamattina, le cui stampe conservate in fototeca documentano in date molto precoci, quindi intorno al 1870, i dipinti raccolti a Venezia dall'archeologo e diplomatico inglese Layard, poi confluiti, appunto importantissimi dipinti, confluiti nella National Gallery di Londra. Infine, appunto, vediamo un'altra possibilità di ricerca che riguarda le localizzazioni precedenti della fotografia. È possibile quindi attraverso questa ricerca ricostruire i canali di provenienza delle foto di Zeri, siano esse fototeche di altri studiosi, archivi di antiquari o archivi di collezionisti. Un caso interessante è quello della raccolta di Francesco Pospisil, questo mercante collezionista di origini mitteleuropee che acquistò nel 1936 Palazzo Sagredo, dove raccolse una notevole collezione di quadri e altre opere d'arte andate poi disperse appunto nell'asta del 1987. Alla morte di Pospisil non sappiamo assolutamente in quale circostanze Zeri ha appunto ereditato la sua collezione fotografica, che Pospisil, appunto, riconosciamo queste foto dal fatto che Pospisil se le faceva montare su cartoncini azzurri. In realtà Zeri appunto è entrato in possesso di queste foto, le ha tutte fatte staccare dai supporti e le ha inserite nei suoi fascicoli. Però appunto grazie alla ricerca su questa ricerca sulla banca dati, appunto questa ricerca ci permette di ricostruire virtualmente un archivio non più esistente perché smembrato. Quindi con questa piccola presentazione abbiamo appunto voluto mostrarvi alcune delle molteplici risorse che la fototeca di Zeri mette a disposizione sia degli storici dell'arte, ma anche degli storici del collezionismo, degli storici della fotografia e anche degli storici della storia dell'arte, ecco. E appunto ci piaceva farvi vedere come questo catalogo possa un po' funzionare da acceleratore, ecco, di pensiero, nel senso che può suggerire sicuramente percorsi o indagare appunto delle storie che appunto probabilmente non sono state indagate neanche da Zeri stesso, ecco, per cui i dati sono veramente aperti a interpretazioni sempre nuove che appunto sviluppano, approfondiscono o travalicano anche quelle del soggetto che ha costituito l'archivio. Grazie di questa bellissima, splendida, magnifica doppia relazione che ci porta tanti spunti e ci fa entrare nello studio di uno dei protagonisti più insigni della cultura a noi contemporanea, per farci vedere uno dei suoi metodi di lavoro.